Signore e signori, amici e amiche di Player Inside, oggi una mesta notizia. Una mesta notizia per i nostri portafogli, per le nostre care tasche, perché PlayStation Plus in tutte le sue fasce, quindi Essential, Extra e Premium, aumenta di prezzo. Peraltro in modo anche significativo. Sony ha infatti annunciato un aumento di prezzo per il piano annuale su tutte le fasce dell'abbonamento PlayStation Plus per PlayStation 4 e PlayStation 5, e i nuovi prezzi saranno quindi così strutturati a partire dal 6 settembre 2023. Per la sottoscrizione all'abbonamento PlayStation Plus Essential, ovvero quello di base che è necessario per poter giocare ai giochi online non free to play, passiamo da 59,99€ l'anno a 71,99€. Per l'abbonamento a 12 mesi di PlayStation Plus Extra passiamo a 125,99€ da 99,99€. E per la fascia Premium, PlayStation Plus Premium, sempre per l'abbonamento di 12 mesi, passiamo da 119,99€ a 151,99€. Da notare come questo aumento di prezzi sia stato, come già accennato in apertura, piuttosto sensibile, perché passiamo, per esempio, per il PlayStation Plus Extra, che forse, se non vado errato, almeno fino a qualche tempo fa era l'abbonamento più richiesto, perché diciamo quello di mezzo, da 99,99€ superiamo la soglia dei 99€ e arriviamo a 125,99€. Ma vediamo che anche cifre come 71,99€ per l'Essential e 151,99€ ci dicono qualcosa sui prezzi per quanto riguarda l'Europa, ovvero cifre che normalmente sono un po' strane. 151,99, 125,99 e 71,99. Cioè non si mantengono al di sotto delle soglie psicologiche, per esempio del 69,99 anziché 71. Dobbiamo pensare piuttosto che l'aumento c'è stato ed è stato netto, più che netto. Perché parliamo di un aumento di prezzo fino a 40€ in più per l'abbonamento premium annuale? Stiamo parlando di 40€, e 40€ non sono 5 o 10€ di aumento. Sì, va bene, nell'annuale, ma non stiamo parlando di un aumento che neanche si fa sentire, il quale comunque avrebbe in ogni caso fatto discutere e avrebbe dato fastidio ai consumatori, ma in questo caso parliamo di un aumento di fino a 40€ in più, che sono tanti. Ma vediamo di capire quali siano le motivazioni, perché Sony ha giustificato questo aumento di prezzi con la volontà di mantenere di alta qualità il servizio in tutte le sue fasce e possibilmente di aumentarne la qualità. E sappiamo che la qualità del PlayStation Plus io la definirei piuttosto alta. Per certi versi, insomma, PlayStation Plus è un servizio che tende a somigliare al Game Pass di Microsoft, senza però, lo sappiamo, la peculiarità dell'inserimento nel catalogo dei giochi PlayStation Plus al day one di titoli first e second party, o di alcuni third party, come invece avviene con il Game Pass Ultimate, con il Game Pass di Microsoft. Tranne che per alcuni titoli, in passato sono stati aggiunti appunto alcuni titoli, veramente una cosa sporadica, anche all'interno del servizio PlayStation Plus, titoli minori, se così vogliamo definirli, già al day one disponibili nel servizio. È un aumento che sicuramente farà discutere, che sicuramente darà fastidio e che sta già facendo discutere. Infatti ci ritroviamo qui a parlare di questa notizia, che senz'altro non è piacevole, dopo che in tanti, soprattutto su Instagram, sui nostri social, ce l'avete riportata alla nostra attenzione. L'avevamo chiaramente già vista, ma ci siamo presi qualche ora di tempo per poterla commentare con cognizione di causa. Tra l'altro, questa notizia, giusto per completezza e per dovere di cronaca, arriva con la release della lista dei giochi inclusi nel PlayStation Plus Essential di settembre 2023, ovvero il piuttosto recente, ma anche piuttosto deludente, Saints Row, in versione PlayStation 5 e PlayStation 4, Black Desert Traveler Edition in versione PlayStation 4 e Generation Zero in versione PlayStation 4. E forse, proprio per celebrare questo aumento di prezzo, magari avrei insistito su una lista di giochi ancora più convincente. Non che siano male, o meglio, a quel prezzo ci possono stare, ma diciamo che forse avrei fatto un settembre bomba proprio in concomitanza con questo aumento di prezzi. Perché questo aumento di prezzi del PlayStation Plus in tutte le sue fasce, dall'Essential al Premium, sarà attivo, sarà effettivo a partire dal 6 settembre 2023. Il che vuol dire che chi ha già l'abbonamento
può rinnovarlo al prezzo però attuale, cioè quello non ancora rincarato, fino appunto al 6 settembre, anche se su PlayStation Blog si parla del 6 novembre 2023. Mentre chi lo farà a partire dal 6 settembre 2023 per la prima volta dovrà pagarlo appunto questi nuovi prezzi, che sono appunto più alti dall'Essential al Premium, e che questa è... E che se ci piace ce lo prendiamo, se no pazienza, perché l'aumento è cosa certa, è cosa effettiva. E riteniamo sia assai improbabile che Sony possa ritornare sui suoi passi e che abbia ponderato questa scelta, ma che chiaramente si tratta di una scelta che farà discutere, non soltanto nei prossimi giorni, ma anche nei prossimi mesi. E peraltro Sony, col PlayStation Plus, qualche tempo fa aveva dichiarato di aver perso fino a 1 milione di abbonati in totale rispetto a quando c'era la vecchia organizzazione di PlayStation Plus e con la divisione PlayStation Now. Adesso che c'è stato questo nuovo PlayStation Plus, chiaramente c'è stato un'onda d'urto, un primo colpo che ha tolto di mezzo un po' di abbonati che probabilmente poi si sarebbero riabbonati. Adesso con questo nuovo aumento di prezzi staremo a vedere quali saranno gli effetti per PlayStation, per Sony in generale, e vedremo come eventualmente cercherà di ritoccare la cosa, anche se ne dubitiamo. Signori, fateci sapere che cosa ne pensate, se siete abbonati a PlayStation Plus, a quale dei servizi, quindi se Essential, Extra o Premium, avete l'abbonamento, se avete l'annuale, se avete il mensile, il trimestrale, qualora esistesse ancora perché non mi ricordo bene, e ovviamente discutiamone qui sotto quanto più pacificamente possibile. Grazie.